Buongiorno! Ragazzi, oggi vi porto in allenamento con me, dove sono Campo Imperatore e fa freddissimo! Mamma mia! Ecco qua! Mamma mia ragazzi! Verso il sentiero! Vengo da Roma con 30 gradi, 2 ore di macchina, arrivo qui 8 di mattina, però so fa meno di 10 gradi, vento forte. Ok, allenamento iniziato, lì giù, il corno grande, che è bellissimo. Andiamo, che si corre. Guardate che spettacolo. Giornata magnifica. Andiamo. Mi fermo un secondo per farvi vedere. Oh, cado! In che posto la favola sono? Ragazzi, è uno spettacolo. Peccato per questo vento. Adesso ho fatto questa discesa un po' tosta, molto sassosa. Ragazzi, allora, super notizia per chi non l'ha visto su Facebook o Instagram, ho fatto anche un post qui, sono diventato papà per la seconda volta da meno di 2 settimane. È nata Bianca. Ragazzi, che emozione. Oh mamma mia, che gioia, che gioia, che gioia. Infatti per 2 settimane non ho registrato niente qui su YouTube, ho dato la priorità la prima settimana alla famiglia, poi lavoro, allenamento, ho preferito prendermi un po' di tempo per ristabilizzarmi. Ma che gioia, Tania è stata bravissima, amore mio, mamma mia, che spettacolo. E quindi adesso sono a casa con 3 femminucce e niente, va bene. Ora dobbiamo ristabilire un po' gli equilibri, ma devo dire che Tania è super brava, mamma mia, amore mio, grazie, anzi è grazie a lei che mi permette di essere qui e di allenarmi a 2000 metri, quindi io faccio i miei sacrifici per allenarmi e lei fa la sua parte, come sempre, le cose non si fanno mai da soli e in famiglia si fa un lavoro di squadra e quindi niente, grazie amore mio. Ok, adesso io risalgo, vado su qui su questo sentiero e dovrei raggiungere quota 2007. Andiamo. Thank you.
Ragazzi, intanto scorcio il paesaggio. Non so se mi sentite, sono a quota 2005 e faccio un po' di fatica a respirare. Sinceramente ho fatto poco acclimatamento in quota ed ecco perché sto facendo almeno questo allenamento. Sono partito da Campo Imperatore a 2000 metri e adesso arrivo a 2007, però si sente. 2005 si sentono tutti. E sto facendo questo allenamento perché sabato prossimo parteciperò alla Gran Sasso Ultra Trail, 65 km con 4000 metri di dislivello. Questo è un pezzo del percorso e quindi volevo provarlo e poi volevo fare un minimo di allenamento in quota. Ok, vado. Pezzo tosto, guardate quanto è ripido. Poi fa freddo, però che roba, bello bello. Ragazzi, vado, non perdo tempo. Tosto, tosto. Andiamo. Ho appena affrontato un tratto molto tecnico in discesa, infatti non ho registrato per sicurezza, ma anche qui non è proprio semplice, ma la vista è uno spettacolo. E però sì, questo è un tratto davvero tecnico e bisogna fare attenzione, infatti levo la camera, adesso scendo poco poco e poi risalgo e torno indietro. Sono a quasi 8 km, ho fatto quasi 1000 metri di dislivello in salita. Volevo solo vedere questo tratto bene, questo tratto tecnico, rivederlo un secondo e fare un po' di quota. E adesso torno indietro, scendo qui un altro pezzettino e però levo la camera. Lì c'è il rifugio, bellissimo. Tosto, tosto, tosto. Vado. Ok, sono al giro di boa. Io vengo da qui sopra, qui su c'è il Corno Grande, qui giù si scende a Prati di Tivo, da qui in gara poi dovrebbe essere tutta discesa fino all'arrivo. Ho fatto il tratto più tecnico in discesa e adesso sono a quota 2004,80 se non mi sbaglio, e adesso risalgo a 2007 e vado verso le macchine. Bello tosto questo pezzettino. E anzi, devo farvi una confessione, io soffro un po' di vertigini e quindi non mi trovo sempre a mio agio nei tratti super esposti, nei tratti super complicati, e però cerco di affrontare mano a mano le mie paure. E ogni volta che lo faccio mi abituo, diventa sempre più facile e mi dà sempre meno fastidio. Quindi non sono l'unico lì fuori, lo so che non sono l'unico che nel trail ha questo problema. E niente, bisogna lavorarci, bisogna affrontare le paure, come nella vita qualsiasi cosa va affrontata, e piano piano migliora. Questa è la mia filosofia e funziona, solitamente va meglio. Ok, vi lascio, mi aspetta questo bel tratto di salita. Vamos.
stanchezza fatta anche in discesa. Bello tosto. Adesso dovrebbe essere un po' più semplice. Andiamo. Sono a 2 ore e 20 di allenamento. Guardate, io venivo da qui sopra. Devo dire, a parte il fiatone sopra i 2000 e qualcosa, quindi a parte la mancanza di acclimatamento, tutto sommato le sensazioni non sono male. Dai, ho già fatto 11 km, 1100 metri di dislivello e bene, adesso scendo qui credo e risalgo lì in mezzo, faccio il giro dietro quelle montagne e arrivo a Campo Imperatore. Bello, peccato per il vento, però giornata stupenda, poi finalmente un po' di freddo. Non perdo tempo, vado. Quasi fine dell'ultima salita, ma me la ricordavo meno ripida, lì finisce, però devo ammettere che sono stanco, sarà la quota o il fatto che dormo poco la notte. No, non è vero, dormo. Va bene, quasi finito. E ne approfitto già da subito per ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri per la nascita di Bianca. Non so quanti commenti, ragazzi, davvero tantissimi, è stato impossibile rispondere a tutti. Rispondo qui su questa salita. Grazie di cuore. Un mega abbraccio virtuale a tutti. Dai, mancano 2 chilometri e sono le macchine. Forza. Eccoci. Allenamento finito, ragazzi. 16 chilometri e 8 forse. 1350 metri di dislivello. Stanco morto. Tutti sopra i 2000 metri. E sì, è stato abbastanza faticoso comunque, perché poi il percorso non è facile, ci ho messo un po',
E niente, adesso torno a casa dai miei amori. E se questo video vi è piaciuto, come sempre, mettete un bel mi piace per supportare il canale. Seguitemi su Strava, Facebook, Instagram, ovunque volete. Ma soprattutto, ragazzi, fate quello che vi piace, fate quello che vi fa stare bene. Questa è la cosa più importante. Ciao ragazzi, buone corse a tutti!